ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Luigi Brando e oggi vi do il benvenuto in questa prima recensione del canale. Oggi con voi andremo a recensire un action figure che ho già da un po' di tempo. È proprio lui, Brock Lesnar Ringside Exclusive Limited Edition. Allora, prima di passare alle mie impressioni su questo action figure, vorrei parlarvi un po' di questo Brock Lesnar, che appunto non è il Brock Lesnar attuale, è il Brock Lesnar del suo debutto in WWE. La sua prima fase in WWE di Brock Lesnar si divide più o meno in tre parti. Si divide che lui diventa WWE Champion, infatti qui viene riportato la cintura, poi che vince la Royal Rumble e poi che vince il King of the Ring. Debuttò in WWE il 18 marzo 2002 in quel di Raw. Poi dopo, come veniva definito, insomma, come un wrestler come tutti gli altri, insomma, ha sempre il suo fascino, però il boom della sua carriera ci fu proprio quando passò nel roster di SmackDown, ma appunto nel 2002 vinse il King of the Ring, che dopo questo promise di conquistare il titolo WWE Undisputed Champion, che era detenuto da allora da The Rock. Lo conquistò e poi continuò la sua carriera con tante altre vittorie e altrettante sconfitte. Ora passiamo nei particolari dell'action figure. Questo Brock Lesnar, che appunto viene riportato, come ho già detto prima, quando ha vinto la prima volta il WWE Champion, Undisputed Champion, contro The Rock. Appunto, abbiamo qui il WWE Undisputed Champion, lo mettiamo qui, e abbiamo questa sua maglietta di quei periodi del 2002-2003. Andiamo a toglierla. Eccolo qui, ecco la maglietta. Vi faccio vedere anche il retro. E eccolo, abbiamo qui Brock Lesnar e appunto quando non aveva ancora il tatuaggio della spada qui in petto, che a parere mio non è che mi piace molto, però questo è un parere soggettivo. Abbiamo qui i suoi classici stivaletti, il suo costume nero, tutto nero, a parte qui questa giunta di una spina dorsale con le vertebre, che a parere mio, sempre a parere mio, sta meglio con i pantaloncini. Poi lo andiamo a girare, troviamo, va bene, il suo classico tatuaggio che lo tiene fin dal suo debutto, che credo che rappresenti uno scheletro con infilzato da una spada, e poi qui altri due tatuaggi. Beh, che dire, questo action figure davvero carino, ricordiamo che è light. E allora andiamo negli oggetti. Gli oggetti che abbiamo, come già vedete e ridetto, la sua cintura, mettiamo qui la sua maglietta, e poi abbiamo le sue due gomitiere, che potremmo chiamarle anche polsini, perché insomma, guardate, cioè mettendole, siccome il braccio di Lesnar è troppo doppio, non proprio entra, ragazzi. Insomma, questo action figure Ringside Collectibles Exclusive, una esclusiva Ringside,
Il primo action figure di Brock Lesnar Flashback della Mattel. Voto dell'action figure, un voto gli do un 8 pieno perché se lo merita. Forse mi aspettavo di più, ma anche per i suoi gadget sono molto carini, soprattutto la cintura. Quindi che dire, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!